Sebbene il pressing attuato nell'ultimo periodo dall'amministrazione comunale di Gorizia nei confronti del Ministero dell'Interno abbia sortito qualche parziale effetto positivo con il trasferimento altrove di alcune centinaia di richiedenti asilo, la situazione relativa in particolare alla Galleria Bombi, l'arteria stradale da poco riaperta al traffico veicolare e che collega la Piazza Vittoria alla Casa Rossa, continua ad essere molto problematica. Infatti, ha evidenziato stamane il sindaco Rodolfo Ziberna, per 100 migranti che lasciano la città, altrettanti o anche più ne arrivano. Alcuni giorni fa in Galleria Bombi avevamo oltre 150 persone e questo è toccare con mano il fallimento del modello italiano di accoglienza, perché non può essere un modello di accoglienza il consentire che ci siano 100 persone che dormono all'addiaccio. Oggi a Gorizia la temperatura è scesa sotto lo zero termico, perciò va da sé che è indecoroso e oltre che sia pericoloso. L'accoglienza dei migranti è competenza esclusiva del Viminale e quindi della Prefettura, prosegue Ziberna, mentre quella relativa alle condizioni igienico-sanitarie riguarda la relativa azienda. Di conseguenza gli attacchi dell'opposizione di centrosinistra alla maggioranza sono del tutto pretestuosi, quando invece sarebbe auspicabile un atteggiamento più costruttivo. Dovrebbero unire la loro voce, che è importante perché sono loro che governano il paese, sono loro che governano la regione Friuli Venezia Giulia, unire perciò gli sforzi per fare in modo che chi è deputato, chi ha lo strumento, chi ha la possibilità, cioè il governo nazionale, consenta di far cessare questo scempio, consenta di vuotare la Galleria Bombi, consenta di far sì che tutti coloro che sono oggi in queste condizioni possano avere un giaciglio e un tetto sopra la testa. Dopo aver ricordato che Gorizia sta accogliendo 450 persone rispetto alle 90 previste, Ziberna ha espresso il suo apprezzamento per il nuovo prefetto Massimo Marchesiello, che da subito ha dimostrato grande attenzione per il problema. Oggi come priorità ha convocato il Comitato per la Sicurezza, con un unico punto all'ordine del giorno, la Galleria Bombi. Perciò senza dubbio da parte mia l'apprezzamento nei confronti del prefetto per questo suo primo importante passo.